E all'interno del Museo Palazzo De Maio a Chieti, dal 10 maggio al 31 agosto, sarà possibile visitare la mostra dei codici miniati tra il Medioevo e il Rinascimento. Dottoressa Erbace, fino al 31 agosto sarà possibile vedere e toccare con mano i codici miniati qui all'interno del Palazzo Maio a Chieti. Una bellissima opportunità non solo per gli abruzzesi. Posso dire che sicuramente è un'occasione preziosissima, perché per la prima volta è possibile vedere oltre 40 testi fondamentali per la comprensione e per una nuova lettura di una pagina illustre della storia dell'Abruzzo, ed è anche importante poi perché questo garantirà ad un pubblico ampio di guardare a dei materiali che sono alla base della cultura di un'intera regione, perché la civiltà dell'Abruzzo tra il Medioevo e il Rinascimento si è espressa a un livello altissimo, e quindi sarà anche più semplice la comparazione con altre tante testimonianze artistiche che ci sono nelle chiese, nei musei e in questo museo diffuso che è l'Abruzzo. Se oggi è possibile visitare qui a Chieti l'esposizione dei codici miniati tra il Medioevo e il Rinascimento, lo dobbiamo sicuramente al dottor Alessandro Tomei, colui che ha avviato 10 anni fa le ricerche dei codici miniati. Sì, insieme ad altri miei colleghi abbiamo cominciato appunto circa 10 anni fa lo studio di questo straordinario patrimonio di manoscritti prodotti in Abruzzo, che ha portato ad una serie di nuove attribuzioni, di nuove acquisizioni, di nuove scoperte che restituiscono l'immagine di una regione straordinariamente vitale anche nei rapporti con i grandi centri dell'Italia centro-meridionale, ovvero Roma e Napoli, per la produzione e la importazione e esportazione di manoscritti. La dottoressa Francesca Manzari ha contribuito nel corso di questi 10 anni alla ricerca dei codici miniati. Tra l'altro è colei che ha rinvenuto alcuni codici, alcuni fogli rubati nel 79. È vero. Il gruppo di manoscritti provenienti da Guardia Grele, la collegiata di Santa Maria Maggiore, può essere oggi in parte recuperato e rivisto in questa mostra, in dei bellissimi antifonari esposti al pubblico. Tengo a mostrare anche molto i materiali in questa bacheca che documentano un importante scriptorium nella cattedrale di Chieti, la cui arcivescovile ha partecipato prestando dei pezzi già noti importantissimi, cioè il Messale Orsini, che è una delle glorie della miniatura abruzzese, ma nell'occasione degli studi di questa mostra sono stati recuperati i codici più antichi che sono visibili qui in mostra, dell'XI secolo addirittura, che erano di fatto sconosciuti da decenni, e questo meraviglioso salterio innario, che documenta invece una fase particolarmente rigogliosa e bella della miniatura di inizio 400, è stato possibile attraverso questo studio metterlo in relazione con codici conservati anche altrove, questo alla provinciale di Chieti, un codice che era stato eseguito invece per l'Aquila, Santa Maria di Paganica. Quindi un'altra cosa che è emersa in questa mostra è la grande itineranza degli artisti, la circolazione di modelli, di libri nel Medioevo, nel primo Rinascimento, e una regione veramente ricchissima, manoscritti di straordinaria ricchezza anche nei materiali. Guardate l'oro, la foglia d'oro applicata, il lapislazzuli, che era addirittura più prezioso dell'oro all'epoca perché proveniva dalle cave dell'Afghanistan, quindi con un viaggio, una rotta da Oriente a Occidente costosissima, ed era in assoluto il materiale più pregiato. La ringrazio. Prego. Dottor Tentarelli, erano oltre 50 anni che non si faceva una mostra dei codici miniati, e da oggi fino al 31 agosto per molti sarà possibile visitare la mostra qui all'interno del Museo del Palazzo De Maio a Chieti. Certo, è un'occasione imperdibile perché, come diceva lei giustamente, nel 1959 all'Aquila l'allora sovrintendente professor Guglielmo Mattie organizzò questo evento, e naturalmente da allora molta strada è stata fatta anche dal livello di studi e a livello, diciamo, metodologico, per arrivare ad oggi a questa grande mostra che presenta codici inediti di grande valore
in cui, diciamo così, le miniature, insomma, come potete vedere, costituiscono forse l'aspetto più diciamo immediato, più visibile. E naturalmente la Sovrintendenza ai Beni Librari in questa, questa iniziativa ha avuto una parte insieme all'Università di Chieti, una parte rilevante, perché la pubblicazione poi del catalogo edito da Carsa consentirà di avere uno strumento di tutela e di valorizzazione di questo patrimonio e sarà naturalmente a disposizione di tutti per un ulteriore auspicabile approfondimento di questi studi. Finalmente le arti minori, cioè le cosiddette arti minori dei codici miniati, ecco, oggi effettivamente fanno la parte un po' così del leone, però volevo sottolineare che accanto a questa bellissima mostra ci sono altri problemi delle biblioteche nostre attuali che stanno veramente soffrendo in questo momento e speriamo che questa mostra sui codici miniati possa, come dire, favorire una maggiore collaborazione per risolvere i problemi. In che maniera secondo lei si può aiutare a risolvere il problema, che poi è un tema che avete affrontato anche nel corso della conferenza stampa? Sì, naturalmente noi abbiamo 4 biblioteche provinciali in Abruzzo, 2 delle quali, Teramo e Pescara, rischiano anche per via della soppressione delle province, rischiano proprio di essere, diciamo così, non dico chiuse, ma quantomeno rischiano di non avere più finanziamenti. Allora a questo punto speriamo di creare dei consorzi a che, diciamo così, si possa divenire una gestione più sana e più efficace. E poi ci sono le biblioteche dell'Aquila e di Chieti, purtroppo, che sono ancora alloggiate in locali provvisori, e speriamo anche lì di poter al più presto dare soluzione a questi problemi.